Non vogliamo avere solo una posizione difensiva del lavoro in Italia, che pur stiamo avendo, visto che stiamo sostenendo l'emendamento per la concessione della cassa speciale per transizione per i lavoratori dell'automotive, ma occorrono anche delle proposte in grado di condizionare l'Europa nelle decisioni che riguardano il settore auto per tracciare il cammino dell'industria del futuro, e quanto affermato l'assessore alle attività produttive e al lavoro Tiziana Magnacca partecipando alla conferenza annuale dell'Alleanza delle regioni europee dell'automotive ospitata nell'autodromo di Monza. Regione Abruzzo ha fatto le sue proposte, ha ribadito come sia necessario in questo momento non solo che la transizione sia giusta e non lasci nessuno indietro, che tenga conto delle peculiarità di tutte le regioni e di tutti i territori, ma che soprattutto sia finanziata con investimenti maggiori, e questi investimenti devono essere sottratti al regime degli aiuti di Stato. Cioè l'Abruzzo ha proposto un framework temporale, cioè una finestra temporale di deroga al regime degli aiuti di Stato, perché possano essere aiutate le piccole e medie imprese dell'indotto dell'automotive, ma anche le grandi imprese che vogliono riqualificare e riconvertire la produzione industriale. Abbiamo anche ribadito la necessità che si riveda la transizione in maniera graduale, come abbiamo detto, e che venga rivisto dalla Commissione europea il regolamento sulle emissioni di CO2. Tutto questo ha trovato grande conforto da parte delle altre regioni europee, e la presidente spagnola dell'ARA ha ribadito, facendo il sunto delle posizioni di tutte le regioni, come la richiesta e la proposta di Regione Abruzzo sia non solo condivisibile, ma sia una di quelle proposte su cui lavorare in questo anno che ci aspetta di lavoro e da proporre alla Commissione europea.